Il Duomo sorge nel 1386. La sua architettura originaria, tuttavia, si modificherà continuamente nel corso degli anni fino al 1820, anno in cui assume il suo imponente aspetto attuale. Per questo possiamo dire che il cantiere della cattedrale, dal 1386, non ha mai cessato la sua attività. Prima per la costruzione, per il mantenimento e l'arricchimento scultoreo, e poi per le trasformazioni onerosissime della sua struttura così come la si vede. Maestosa e fragile, marmorea ma esile, nell'espressione più alta del tardo gotico. La manutenzione del Duomo è qualcosa di continuo, e quindi l'intervento che adesso ci vede impegnati sulla Guglia Maggiore ci vede comunque impegnati, poi ci vedrà impegnati sulle falconature, ci ha visto sulla facciata, e questo purtroppo è una necessaria condizione della vita del monumento e dell'invecchiamento dei materiali. Il materiale di cui è costituito il Duomo è il marmo di Candoglia, che è un materiale stupendo, è un carbonato di calcio puro che chiaramente è sensibile alle aggressioni meteoriche e atmosferiche, soprattutto in presenza di piogge acide. Il materiale è montato con perni di ferro, con mezzi che hanno subito anch'essi un invecchiamento e un degrado. E il ferro si arrugginisce, con la ruggine si gonfia, questo fa esplodere le parti di marmo in cui è ancorato. Ancora oggi possiamo dire che la cattedrale sia un cantiere aperto in continua attività per mantenere lo stato attuale e per poterlo tramandare alle generazioni che verranno. Qui sono stati depositati dei gabbioni, noi chiamiamo nel gergo del cantiere della fabbrica del Duomo, ci sono dei nomi. Questi sono i gabbioni, sono delle mensole con un baldacchino sottostante che può coprire o una statua che c'è sotto, e quindi fare da baldacchino, e d'altro canto portare un ulteriore elemento al di sopra. Queste sono destinate alle finestre del Tiburio, dove sono stati tolti i pezzi originali che erano pericolanti. Il tempo, ma soprattutto l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento acustico e le continue vibrazioni sono causa di erosione, sfaldature e fessurazioni della struttura, di per sé già così ardita.